Una Bartoccini forte in fissi praticamente perfetta che supera con un netto 3-0 la E-Work. Busto Arsizio abbandona così l'ultimo posto in classifica. Dopo le prime due sconfitte arrivate nelle prime due giornate, le magliette nere infatti riescono a sovvertire i pronostici della vigilia e incamerano davanti al proprio pubblico i primi punti della loro stagione. Sì, ce l'aspettavamo un po' perché non eravamo quelli assolutamente visti a Macerata. In parte lo abbiamo fatto anche con Scandicci. Oggi è venuto fuori quello che abbiamo dimostrato in questi due mesi di preparazione, dove si è vista una squadra sempre combattiva. Una prova maiuscola quella offerta dalle ragazze allenate da Bertini, nonostante la pesante assenza della capitana Anastasia Guerra, uscita per infortunio nel match contro Macerata. Anche le bustocche comunque non erano al meglio, vista l'indisponibilità della palleggiatrice americana Carly Lloyd. Tuttavia nelle prime due giornate le lombarde avevano ben figurato, nonostante la mancanza della regista statunitense. Nel primo set era partita meglio Busto, con la Bartoccini abile però nell'uscire alla distanza, chiudendo il set sul 25-21. Anche nel secondo parziale le bustocche partono meglio, ma Perugia reagisce subito e grazie ai muri di Nwakalor, premiata come MVP della partita, allungano sul 15-9 e conquistano il parziale ancora per 25-21. Le ospiti provano a reagire aggrappandosi all'ex di turno, la brasiliana Rosa Maria Montibeller, top scorer dell'incontro con 18 punti, ma non riescono a reggere il ritmo di una Bartoccini praticamente perfetta in ogni aspetto del gioco, a muro, in difesa ed anche come efficienza offensiva. Abbiamo lavorato tanto dopo l'ultima sconfitta contro Macerata, che è stato un momento un po' basso del nostro percorso. Eravamo determinate a giocare bene questa partita per vedere che noi siamo competitive e che possiamo giocarcela con qualsiasi squadra di questo campionato. Una bella iniezione di fiducia per le ragazze di Bertini, che torneranno in campo già mercoledì in casa contro la Vero Volley.